Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nei preferiti di marzo. Allora, mi sono scritto il copione perché oggi è una data memorabile. Esattamente, più o meno, un anno fa ho iniziato la serie dei preferiti ed eccoci qui un anno dopo a continuare questa serie. Ciò vuol dire che vi piace, grazie. E devo fare anche ringraziamenti speciali a me stesso perché è la mia unica serie che è durata per così tanto tempo senza mai cambiare. È doveroso anche dirvi la verità, vedete che mi sono vestito anche elegante per questa occasione. Ovvero che durante... sembro Alessia Marcuzzi. Ovvero che durante questo percorso, durante questo anno, la serie dei preferiti è stata sotto attacco. Da chi? Dalle aziende. Ovvero ci sono state tante aziende che mi hanno contattato per mettere i loro prodotti all'interno dei preferiti. E vi dico la verità che la maggior parte delle volte ho rifiutato, per il semplicissimo fatto che i prodotti facevano veramente cagare. E dato che questa serie è basata sulle cose che piacciono a me, perché devo dire che mi piace una cosa per forza? Se non mi piace non la metto. Sono mangiato la pellicina. Quindi dopo questa piccola perla di sincerità possiamo iniziare finalmente ad un anno di distanza i preferiti di marzo. Allora, come al solito inizio con gli eventi, che come sapete sono il 15 aprile a Binago, in provincia di Como, al villaggio di Piedone, nel pomeriggio, e il 30 aprile a Varese da Socappa, fino più o meno a metà pomeriggio. Invece dalla metà pomeriggio in poi, il 30 ci vediamo al Fabric, dove sarò ospite di Made in Internet. Detto questo, butto il copione e iniziamo col mazzo di carte. Allora, questo mese sono stato via, quindi non ho potuto comprare tantissime cose. Però in Giappone ho trovato delle vere e proprie chicche. Inizierei prima però con un mazzo di carte che secondo me vi siete già accorti che sto tornando ad usare. Lo metto nei preferiti semplicemente per farvi sapere questa cosa qua. Ovvero, ho mollato le Phoenix. Jack, ma come? Sono le carte migliori del mondo, non puoi... E invece sì, sono tornato alle Bicycle Standard, blu. Perché? Perché mi sono lasciato trasportare da Danny da Ortiz. Ovvero, Danny da Ortiz ultimamente sta usando le Bicycle blu e io mi sono dato alle Bicycle blu. Le Phoenix rimangono secondo me il mazzo standard imbattibile. Le Phoenix le uso ancora, ma di più queste. E la prima sensazione che ho avuto quando le ho usate è che sì, si nota la differenza. Mazzo di carte che ho avuto in passato nero, però, perché come sapete nei mazzi neri si fanno due versioni di solito, il nero e il bianco, tranne nelle Tiger mi pare. Le Tiger non so se sono state fatte bianche, mi pare di no. Però come per le Arcan Black esistono le Arcan White, per le Ghost esistono le Ghost White. Questa è l'ultima versione, io non ci avevo neanche la precedente. E vi dico la verità che sono belle, sono parecchio belle, la qualità è Bicycle Standard e infatti utilizzando le Bicycle Standard queste carte qua sono praticamente uguali. La scatolina è disegnata molto bene, c'è scritto Ghost White Edition, bla bla bla. L'asso di picche è veramente figo, parecchio bello, il bollino nero ci sta benissimo. Il dorso è identico a quello delle Bicycle Standard, semplicemente fatto con bianco e nero. Gli angeli sono neri, però vabbè, non mi fanno impazzire, però boh, ci stanno. I semi neri rimangono neri, i semi rossi invece sono rosso bello bello forte, che ha un bel contrasto con i numeri e i semi che sono rimasti neri. Quindi che cosa vediamo? Il seme all'interno della carta nero, sia nelle rosse sia nelle nere. Invece i semi rossi sotto il numero li vediamo rossi. Le figure sono praticamente soltanto delle linee, dei contorni che sono carine, eleganti. I jolly sono questo fantasma ovviamente con una mano avanti, con la predizione JS, che è Jack of Spades, quindi potete forzare il jack di picche e prendere il jolly, far vedere che non c'è scritto niente, scuoterlo e farlo diventare con la scritta jack di picche sulla mano. Se volete ve le regalo a qualcuno che commenta qui sotto, lasciate un commento e scelgo uno a caso. Questo mazzo ragazzi che sto per farvi vedere ha esattamente 4 anni, ho deciso di aprirlo perché l'ho ritrovato per puro caso, ovvero le Sentinels. Queste carte le ho prese 4 anni fa dalla Theory 11, non le ho mai aperte? Mi ero dimenticato della loro esistenza, quindi ho detto boh, apriamole. E la scatolina è molto bella, mi ricorda, che mazzo è che mi ricorda? Non mi ricordo, vabbè. Comunque sono molto belle, ovviamente qua vediamo la piramide con l'occhio. La scatolina è tutta sul grigio e argento e nero. Dorso uguale, l'unica cosa che hanno sto bordo gigantesco, però boh, vabbè, non si può pretendere tutto dalla vita. E le figure sono fantastiche, le figure sono spaziali, veramente belle. Mi ricordano, adesso sto giocando a Zelda, se qualcuno sta giocando a Zelda Breath of the Wild, queste figure mi ricordano, com'è si chiamano? I mostri ancestrali. Sono fighissime, scusate per questo paragone, vabbè. I semi e i numerini sono più piccoli, più eleganti del normale. L'asso di picche è veramente disegnato bene. Mi piace un botto con la spada in mezzo, questa è la spada suprema di Zelda. E basta, i jolly purtroppo sono diversi. I jolly diversi non mi fanno tanto impazzire, a meno che non ci sia una carta gaff col jolly. In questo caso no. Sono di tela e scorrono molto bene. Tutti mi parlavano male delle Sentinels. No, non aprirle, non sono belle, non sono buone, non sono di qualità, si rovinano subito. Io le sto usando da un po' e vi dico che mi sto trovando
andando parecchio bene. Ora però vi dico la verità che non so dove si possano trovare, sono sincero, non ne ho la minima idea. Poi sono uscite un'altra versione delle Sherry Casino. Madonna, vogliono proprio viziarci. Sono bellissime, sono belle, le carte migliori di questo mese, bellissime veramente. Che dire, la scatolina è uguale alle Sherry precedenti, l'unica cosa che cambia è il fatto che il verde, se non sbaglio, è un po' più scuro, dovrei controllare, rispetto alle Sherry V1, adesso non mi ricordo, no, forse è uguale, non lo so. L'unica cosa che cambia sono le ciliegie, che sono un po' più scure e sono patinate, sono lucenti, se le mettete contro luce fa pip pip pip, si vede come le mie carte. La qualità è molto buona, veramente buona, e sono un po' più dure del normale. La stessa identica cosa del patinato vale per tutte le carte rosse, appunto perché richiama il colore della ciliegia sul retro. La stessa cosa vale anche per i jolly, e troviamo una doppio dorso, una carta bianca e i jolly, basta. Il lasso di picche è identico alle altre Sherry. E la qualità sì, è più dura, le carte non sembrano 52, sembrano un pelino di meno. Le sto usando da un po' e non si sono ancora rovinate, quindi molto buono. A parte che le Sherry si rovinano molto lentamente, quelle altre, la prima versione che ne ho comprati due mazzi, le avevo aperte ancora a giugno mi pare, e ce l'ho ancora intatte che scorrono benissimo. Quindi quel problema delle Sherry non è di sicuro che si rovinano. Il problema delle Sherry è che non hanno un problema. Adesso ragazzi vi faccio vedere due acquisti del Giappone che ho preso nel quartiere nerd di Tokyo. Siamo andati in un negozio che si chiama Mr. Potato, mi pare, che è tipo un negozio di videogiochi, tutti più antichi. Bellissimo, raga, che ricordi. E ho trovato queste due chicche, che sono le carte di Super Mario e le carte di Zelda. Cioè dai, quando l'ho visto ho detto non può essere. Le ho prese, ovviamente sono formato bridge, non sono di tela, però scorrono veramente bene, vi giuro che scorrono tantissimo e sono super pieghevoli, cioè sono morbidissime, queste non le rompi neanche se vuoi, e sono delle opere d'arte, cioè sono fighissime, raga, sono bellissime. Volevo regalarle ad un mio amico ma ho deciso di tenermela. Allora, le carte di Super Mario hanno Super Mario sul dorso, quello che vedete sul dorso è un Super Mario con il cappello che gli salta mentre che lui sta correndo, è il classico Super Mario in 2D. Ogni carta ha una particolarità di Super Mario, ovvero possiamo vedere tutte le trasformazioni di Super Mario, possiamo vedere i tubi con i fiori che sputano fuoco, la principessa, i fantasmi, gli scheletri, possiamo vedere veramente di tutto, Luigi, i pesci palla, insomma che figata. Questo è un mazzo proprio bello da collezione, che poiché purtroppo non ha una vera e propria, come si dice, scatolina, però comunque da vedere così è figo. Quello di Zelda ancora più figo, il retro è fantastico, possiamo vedere che ci sono proprio rappresentate le figure dei videogiochi, gli scudi, l'ocarina, Tingle, la spada suprema, tutte le armi, il retino, gli scudi, Link cartoonizzato, Ganondorf, l'asso di picche col simbolo della Triforza. Possiamo vedere di tutto, ma che figata, raga, è bellissimo sto mazzo di carte, è proprio bello. Per un cretino come me che adora Zelda, questo mazzo di carte è fantastico. Io sono super fan di Zelda, abbiate pazienza se faccio la fangirl. Sono costati 12 euro l'uno, però li valgono tutti, bellissimi. Poi veniamo ai giochi che ho acquistato. Allora, questo mese è stato caratterizzato dall'uscita di un DVD di Danny Daortiz sull'Illusionist, che mi ha letteralmente veramente sconvolto. Costava 34 dollari e li vale tutti, un sacco di routine belle, molto difficili ma molto belle. Dopodiché questo è un acquisto un po' strano che non ho ancora capito come utilizzare bene, però devo riflettere. Avete presente che esiste l'Omnideck, ovvero il mazzo di carte trasparente, esiste l'Omnicoin, la moneta trasparente, esiste un po' di tutto, e hanno fatto le banconote trasparenti. Guardate che figata, sono stranissime. Per esempio, vabbè, quelle da che utilizzerò io sono potenzialmente queste due, il dollaro e i 5 euro. Peccato che sono i 5 euro vecchi questi, vabbè. Immaginate che cosa si può fare, non lo so, non ne ho idea. Veramente non ho idee per ora. Però penso che si possano fare un bel po' di cose. E per finire vi faccio vedere proprio velocemente, che non ho comprato tanti giochi, ho comprato questo, che è un filo blu, esiste anche bianco, ed è fatto di filo lampo. Mi serve soltanto un accendino e guardate il risultato. Bruciato la sedia. Avete visto che figata? Col filo non l'avevo mai visto. Vediamo come brucia quello bianco. Ed è adattissimo per apparizioni, qualunque cosa. Ho preso un botto di rotoli di filo, ho trovato anche il cotone lampo. L'unica cosa è state attenti perché brucia un sacco. Apri la finestra.
tecniche del mese sto imparando un gioco che mi ha insegnato Danny Daugherty, ancora a Blackpool. Mi sto allenando parecchio su questo perché è un po' difficile. Sostanzialmente, mazzo mescolato, carta scelta, e compitando il nome della carta scelta compare appunto la carta. Ve lo faccio vedere che è più semplice. Allora ragazzi, il gioco è questo. Tutte le carte sono diverse. Chiara, mescolale. Non farmi vedere niente, però fai vedere che stai mescolando, ovviamente. Io sono girato. Fidatevi di me. Sì, ok. Quando hai fatto, mi dai le carte in mano. Quando hai fatto, eh? Voilà. Sono di dorso? Sì, sì. Perfetto. Ora devi dirmi stop in un punto qualunque. Andiamo a selezionare una carta. Stop. Guardala, ricordala, spero si veda. Ok. Ok. Sì. Ok. Ora andrò a ritrovare la tua carta semplicemente facendo lo spelling del nome della tua carta. Ok? Okay? Dimmelo, dimmelo. 8 di cuori. 8 di cuori. O, T, T, O, D, I, C, U, O, R, I. Libri che sto leggendo, non ne sto leggendo tanti in questo periodo, non ho comprato nulla di nuovo perché sono ancora rimasto quelli del mese scorso. Però non so se si può definire un libro, ma ho comprato la guida di Zelda, è l'acquisto più bello che abbia mai fatto. È la guida sostanzialmente dove c'è tutto il gioco di Zelda per lo Switch. Ed è una figata, ci sono tutti quanti anche i bozzetti disegnati a mano, bellissimo, un sacco di contenuti, bella bella bella. Per quanto riguarda le avventure, già lo sapete, sono andato in Giappone, quella più bella di questo mese. È durata 11 giorni, sono arrivato 2 giorni prima grazie a Blueberry che mi ha preso praticamente l'hotel per 2 giorni prima regalandomi il soggiorno. Sono stato lì con Human Safari, abbiamo fatto un sacco di video, ho visto un sacco di posti, poi è arrivato il gruppo, sono stati con loro. Io cercavo sempre comunque di rimanere un po' più da solo perché insomma sono in Giappone, la patria dei templi e di tutto quanto, quindi volevo trovare i templi nascosti sostanzialmente e fare i timbri del posto. Tutti gli acquisti del Giappone che ho fatto in ambito magico e non ve li farò vedere in un prossimo video. Sostanzialmente però il Giappone mi ha svegliato un po', avevo bisogno di questo, perché non so che cosa è successo, questo ve lo dico a voi come se lo raccontassi a qualcuno di caro. Sono arrivato in un tempio un po' nascosto e ho visto che c'erano pochissime persone che facevano la fila, tipo veramente poche, 2-3, che arrivavano lì lente, si toglievano le scarpe, toglievano il cappotto, entravano e c'erano diverse statue. Tu potevi scegliere se pregare davanti a che statua volevi sostanzialmente. Ovviamente io ho scelto quella del Buddha. Sono andato davanti alla statua del Buddha in una stanza chiusa, buia, con soltanto poche candele, senza calze. Ho lasciato lo zaino fuori, non so neanche dove l'ho lasciato. Ho lasciato tutti i documenti, tutto quanto, spogliato praticamente. Mi sono fatto fare la preghiera a mano dal tipo. Sono entrato ed era silenziosissimo, era bello, si sentiva forse soltanto la pioggia che cadeva fuori, e mi sono messo semplicemente ad osservare quello che accadeva. E vi dico la verità che c'è stato un momento in cui mi sono praticamente, non lo so, entrato in un pensiero che diceva: caspita, però sei qua, renditi conto che sei qua, è una figata. Il bello viene oggi, la verità è oggi, stai bene oggi, vivi qua, prega a differenza degli altri invece che per la felicità, per lo stare bene, prega per essere sempre più consapevole, sempre più attento, sempre più sveglio. Ed è quello che ho fatto, e dopo più o meno 20 minuti di totale abbandono mi sono grondate le lacrime, mi sono svegliato da questa, sostanzialmente non lo so neanche io come chiamarla, mi sono svegliato tutto lavato di lacrime, non mi era mai successo, come una liberazione, come se avessi lasciato andare qualcosa, capito? È successa questa cosa qua, quasi un'esperienza mistica che mi ha fatto svegliare, e ho vissuto il Giappone come un'esperienza veramente interessante. Quindi volevo raccontarvi questa cosa qua. L'avventura è andata benissimo, una figata, e spero di tornarci più presto e visitare invece che solo Tokyo anche Kyoto e gli altri posti dove magari c'è ancora di più questa cosa mistica in giro. E adesso veniamo al momento ignoranza, perché dopo la, come si dice, la tempesta c'è sempre il ciel sereno, dopo la cultura c'è sempre l'ignoranza. Andiamo a prendere i vostri messaggi idioti. Il primo dal nulla è questo: rispondimi, sono basso. Rispondimi Jack, ti prego. Ma che cosa vuol dire che sono basso? Cioè i bassi hanno la priorità su quegli altri. Un altro che l'ho salvato sul computer dice: ho visto il video della crocetta disegnata sulla mano, è un bellissimo effetto, puoi spiegarmelo tanto alla fine tra noi maghi? No, non te lo spiego, no che non te lo spiego, anche se tra maghi, ma cosa vuol dire? Compralo e poi imparatelo da solo, insomma. Tra maghi, Dio buono. Questo invece non ha veramente senso. 5 giorni fa mi ha scritto: ciao. E 5 giorni dopo che gli ho accettato la richiesta, mi ha detto: appena puoi mi rispondi. Ma la domanda dov'è? Questo invece ha capito tutto della mia professione. Ti va di fare qualche pezzo assieme? Canzone rap.
Certo, come no? E per concludere, dato che questo mese non ce ne sono stati tanti, perché molti erano stati fatti apposta solo per quello, concludo con il più interessante, il più bello, il più emotivo, il più coinvolgente, che mi dice: ehi, pezzo di fango, come va? E concludo così il video dei preferiti. Grazie per averlo visto, come al solito siete sempre fenomenali. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto divertire, che abbiate visto delle cose nuove. E noi ci vediamo con un prossimo video. E ricordatevi sempre...